40 anni di vita per la cooperativa del Sole di Corbetta. Venerdì scorso sono stati presentati i risultati raggiunti, i prossimi traguardi. Ascoltiamo il presidente Maurizio Sala. Allora, per inaugurare Cooperativa del Sole per questi 40 anni abbiamo fatto un bilancio sociale. Abbiamo distribuito ben 200 copie e questo bilancio sociale è sostanzialmente la storia della Cooperativa del Sole degli ultimi 40 anni. Chiaramente qualcosa abbiamo saltato perché non è possibile scrivere tutto quello che la Cooperativa del Sole ha fatto. Io vi prego di prenderlo, se non ce l'avete chiedetecelo, vi daremo sicuramente. E questo bilancio sociale, ribadisco, è la summa di quella che è la Cooperativa del Sole. Quindi sono contenute le fragilità, i problemi, gli handicap delle persone che hanno partecipato e sono presenti alla Cooperativa del Sole. Ma c'è anche la forza di volontà, l'orgoglio che gli ha permesso poi di superare questi handicap. E poi c'è anche una grandissima professionalità. Una realtà ormai consolidata nel territorio, il vicepresidente della cooperativa Renato Cerati ha tratteggiato quella che è la figura del volontario oggi, un vero e proprio stile di vita. Cos'è il volontariato? Il volontariato ormai va inteso anche come uno stile di vita, perché riuscire a dare un po' del proprio tempo per il prossimo diventa anche uno stile di vita. Con la Cooperativa del Sole oggi collaborano tantissime realtà associative, dalla San Vincenzo, la Caritas, a moltissime altre. La cooperativa è un'esperienza di partecipazione sociale. Qui ci sono certi soci fondatori. Quando ci siamo messi insieme, abbiamo pensato che era importante permettere a tutte le persone, anche quelle che vediamo, tra virgolette, emarginate, quelle che non sono proprio davanti. Abbiamo pensato di creare una struttura che potesse garantire anche a queste persone di riscattare un po' la propria situazione di emarginazione e di vivere da protagonista la propria vita, il proprio tempo. Noi non siamo un'impresa di giardinaggio e mai lo saremo. Noi siamo un'impresa sociale. Può darsi che cambiando competenze potremmo stravolgere completamente la nostra attività, ma la finalità di quello che facciamo rimane. E allora noi tutti i giorni ci scontriamo con un mondo che è lontanissimo da noi, un mondo che valuta le imprese su degli aspetti che a noi non sono vicini, che valuta le imprese su delle tipologie di attività che noi non riconosciamo. Noi diamo grosso valore al lavoro delle persone, quindi tante volte la meccanizzazione dell'attività cerchiamo di evitarla, perché oggi è possibile con la tecnologia e con i macchinari eliminare persone. Ecco, di recente ci siamo un po' specializzati nei campi sportivi e un paio di presidenti ci hanno detto: ma accidenti, con delle macchine così piccole venite a lavorare? Noi abbiamo le persone, se prendo una macchina grossa, queste 10 persone qua non vengono. Perché la Cooperativa del Sole è un soggetto sociale e anche economico. E quando dico economico, dico un qualche cosa che non ci deve far rabbrividire, perché comunque l'economia fa parte di tutti noi, dalla famiglia al comune, cioè alle imprese, quindi è un soggetto economico, ha un fatturato. Il presidente diceva prima che abbiamo anche un bilancio sociale adesso. No? Oltre all'aspetto economico abbiamo anche l'aspetto sociale ed è questo che deve far riflettere le istituzioni. Siamo un soggetto economico, sociale, perché la nostra finalità non si riduce alla mutualità degli associati alla Cooperativa del Sole, ma a una finalità della comunità di Corbetta, della comunità molto più grande del Magentino della Biatense. Una bellissima mostra fotografica, poi ripercorso tutti gli anni di vita della Cooperativa del Sole, dagli albori fino ai giorni nostri.